Ciao ragazzi della Gotthard Drum School, sono Dave, siamo qui nella sede principale della scuola, quindi a Pregassona, e oggi quello che andremo a fare sarà suonare un piccolo esercizio, una lettura sul tamburo, nello specifico, tratto da uno dei nostri metodi Level 1. Ok, questi metodi sono stati scritti per prepararvi al meglio agli esami Trinity di quest'anno e dei futuri esami Trinity, non solo quelli di quest'anno, in particolar modo per questo qui, per il Grade 1, ok? Ci sono tutti gli esercizi che servono per prepararsi, per dire, come dire, a suonare i feel, a suonare i grooves, ma non solo a suonarli, anche a leggerli, ed è proprio per questo che abbiamo anche fatto un'introduzione con degli esercizi, in questo caso con gli ottavi in batter, gli ottavi in levare, con la figura 1 e la figura 2, come viene detto in alcuni libri, oppure ottavo con i due sedicesimi, o due sedicesimi con l'ottavo, quindi c'è anche quell'aspetto lì molto importante, conoscere bene le divisioni che andranno poi richieste in questo grade. Ecco, la lettura che andremo a fare noi, nello specifico, avrà soprattutto gli ottavi continui, i quarti, e gli ottavi in levare. La diteggiatura che andremo ad utilizzare in questo solo di tamburo, questa lettura, se così vogliamo chiamarla, è uguale, l'importante è capirsi, la diteggiatura che andremo a utilizzare sarà la classica, quindi battere in destra e levare in sinistra, quindi spiegandovelo in un altro modo, quindi suonando, avremo le note in battere con la destra. Vedete, questi sono i quarti suonati con Charleston e la mano che suona i quarti in battere è la destra. Se invece facciamo il levare, lo facciamo con la mano sinistra. Ok? Questo vale anche se facciamo degli ottavi continui. Vedete che c'è la destra in battere e la sinistra in levare, quindi se lo suonassi sul piatto, battere, levare. Ok? La lettura la andrò a svolgere con il Charleston suonato a quarti con il piede. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? In fase di studio è molto importante contare, ragazzi, ed è proprio per questo che nella prima esecuzione che andrò a fare dell'esercizio metterò il metronomo, suonerò il Charleston a quarti e in più conterò io. Invece la seconda volta, per farvi sentire al meglio come suona l'esercizio, non conterò più, però comunque il Charleston a quarti lo terrò lo stesso. Consigliato di più il Charleston a quarti. La cassa spesso e volentieri la usiamo anche per fare altre figure. Addirittura potremmo suonare la cassa insieme al rullante e tenere il Charleston a quarti. Ad esempio, se facciamo degli ottavi continui, potremmo farli così. Il levare insieme alla cassa, il batter, però vedete che il Charleston continua ad andare. Ok? Quindi si possono interpretare in diversi modi. Noi andremo a fare un'interpretazione classica, se così possiamo definirla. Quindi Charleston a quarti e leggiamo quello che c'è scritto contano ad alta voce, ok? La lettura che vi suonerò oggi è la prima del level 1, del fascicolo level 1 della Gotthard Drum School, e lo andrò a svolgere a 80 bpm, 80 battiti per minuto. Vi faccio sentire un po' come suona. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2,
three, four. Perfetto. Come avete notato, spesso e volentieri guardavo in camera. Come facevo a fare questa cosa qui? Semplicemente, quando leggevo, andavo più avanti rispetto al punto dove ero veramente, dove stavo suonando. Quindi questo è un consiglio che do anche a voi. Non leggete solo proprio dove siete in quel momento, guardate anche un po' più avanti, un po' come quando leggete un libro, il concetto è lo stesso, così che potete già vedere cosa c'è dopo e vi potete preparare. Ora vi faccio sentire l'esercizio a 100 bpm, senza più contare, che così potete sentire meglio le figure e potete anche verificare se quello che avete studiato nell'esercizio 1 effettivamente è corretto. Ok? Andiamo. 1, 2, 3, 4. Bene ragazzi, spero sia stato utile questo breve video di introduzione ai nostri fascicoli, in questo caso del level 1 per la preparazione agli esami Trinity. Se avete delle domande non esitate a contattarci, anche nel caso foste interessati all'acquisto di questi libri, attraverso i nostri canali social. E niente, ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao ragazzi, ciao ciao.